Buongiorno, sono Donato Salamida, chef e titolare con mia moglie Lucia del ristorante L'Olmo Bello di Alberobello. Oggi andiamo a presentare un secondo filetto al primitivo con mandorle tostate. Per la preparazione del piatto occorrono i seguenti ingredienti: un filetto di vitello, farina, olio extravergine, burro, sugo d'arrosto, mandorle tostate e un vino delle cantine Cantele, Namativo, che è un misto 60% primitivo, 40% negramaro. Procediamo con la preparazione. Andiamo a versare un po' di olio extravergine. Accendiamo. Andiamo leggermente ad infarinare il filetto. Facciamo formare una crosta, poi andiamo a scolare l'olio. Aggiungiamo una piccola noce di burro. Infine bagniamo col vino. Facciamo evaporare per circa 3-4 minuti, aggiungiamo un po' di sale da entrambi i lati, e del sugo d'arrosto che serve ad addensare il tutto. Aspettiamo che si addensi la salsa e andiamo a impiattare. Completiamo il piatto, procediamo all'impiattamento. Filetto con la sua salsina. Infine le mandorle. Naturalmente abbiniamo lo stesso vino che abbiamo usato per la ricetta. Ecco a voi, buon appetito!